amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare la pasta con pesto di prezzemolo e pistacchi con gamberi. Andiamo alla preparazione. Prendiamo il prezzemolo e andiamo a mettere dentro un minuto nell'acqua. E dopo prendiamo un becker che lo frulliamo. Passato il minuto, togliamo e mettiamo direttamente nel becker. Prendiamo i pistacchi e li mettiamo dentro. E mettiamo dentro un pochino d'olio. Ed infine gli mettiamo un goccino d'acqua di cottura. Andiamo a frullare. Prendiamo la padella e mettiamo dell'olio, poi i cucchiai. Mettiamo l'aglio in camicia, facciamo insaporire. Voilà. Invece a chi piace si può mettere dentro il peperoncino. Adesso che l'aglio ha fatto il suo lavoro, togliamo. Andiamo a mettere i gamberi. Andiamo a sfumare col vino bianco. Sempre a fuoco alto. Ed infine andiamo a mettere della maggiorana. Ecco che i nostri gamberi sono pronti. Andiamo a togliere dalla padella. Andiamo a buttare la pasta. L'acqua della pasta è già salata. Ho fatto più o meno 200 grammi per due persone. Ecco che la pasta è cotta, adesso andiamo a metterla dentro direttamente in pentola. Adesso andiamo a mettere il pesto di prezzemolo. Aggiungiamo un altro pochettino di acqua e lo scoliamo. Mettiamo il fuoco. E intanto facciamo finire la cottura della pasta.
adesso che la pasta è cotta, a fuoco spento, andiamo a mettere i gamberi e li mischiamo per prima volta. Eccolo qua, la nostra pasta è pronta. Andiamo al piattamento. Prendiamo le pinze. Andiamo sopra. Andiamo alla prova dell'assaggio. Gambero. Buono, fatelo.